lo quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Selenia, no. Non posso. No, dovresti passare tu a prendermi. La mia auto ce l'ha guarapo. Sì, mi sta facendo una commissione. Appunto, non può passare a prendermi. Non so, forse sarà occupato per tutta la giornata. Mm-hmm. Sì, bene. Allora, quando finisci dalla parrucchiera, passi a prendermi. Sì. D'accordo, va bene. È venuta a trovarti Leonela? Sì, sarà più di un'ora che è andata via. Non è neanche passata nel mio ufficio. È che Leonela è molto risentita, Omero. È mortificata, credimi. Chi ha le ragioni per essere risentita e mortificato sono io. Quello che sta combinando questa ragazza non ha giustificazioni. Tu sai cosa vuol dire per lei rimanere qui ancora, nelle sue condizioni. È del tutto priva di orgoglio. Al contrario, Omero. Tutto quello che fa, lo fa esclusivamente per orgoglio. Che cosa stai dicendo? Sì. Leonela non vuole darla vinta a chi pensa che dovrebbe fuggire, che dovrebbe nascondersi. Ma continuare a rimanere qui è assurdo, è da incosciente. Questione di carattere, Omero. Il fatto è che tua figlia ha un carattere molto più forte del tuo. Non mi dire che sono un debole! Bene, allora perché non la costringi ad andare per un po' all'estero? Non posso. Lei si rifiuta. Ha deciso di rimanere qui. Lei ha sempre avuto la sua personalità. Prima io potevo controllarla, ma questa volta non ci riesco. Né con le buone né con le cattive ottengo nulla. Io non so dove ha trovato questa volontà di ferro. Sono le avversità, i colpi della vita, Omero. E con i colpi anche il ferro si tempra. Ascolta, Joaquin, non è il momento per queste battute. Io proprio non so come tu possa, in una situazione complicata come questa, avere tutto questo sangue freddo. E invece dovresti imparare ad averlo anche tu, Omero. Ma non ti rendi conto che lo scandalo ormai sta per scoppiare? Che sarebbe scoppiato, lo sapevamo già nel momento in cui abbiamo deciso di sospendere il matrimonio. Ma adesso è diverso. Adesso c'è il mio onore in gioco. Il nodo è venuto al pettine, direi io. Senti, non ti sopporto proprio più! Tranquillizzati, Omero. Cerca di calmarti.
Cosa puoi ottenere facendo il pazzo in questo modo? Che cosa? Un infarto? Guarda che alla tua età un infarto potrebbe esserti fatale. Ti confesso che io non so se avrò il coraggio di affrontare tutto questo. Abbiamo avuto molte critiche e pettegolezzi maligni quando il matrimonio è stato sospeso. Immaginati cosa succederà quando si saprà che Leonella è incinta. I sorrisini, le battute. Che faccio, eh? Dove mi nascondo? Perfino le impiegate di mio padre lo sanno già. Così in fretta. Il pettegolezzo corre più rapido di una Formula 1. Chi gliel'ha raccontato? Non lo so e neanche mi interessa saperlo, grazie. E a te chi l'ha detto? Donna Paolita è una signora che lavora nella ditta di mio padre. È la madre dell'autista di zio Joaquin. Io spero che tu non faccia caso a tutte queste chiacchiere. Tu sei al di sopra di cose simili. Vorrei mandare tutti al diavolo. Ma Leonella, non puoi parlare così. Tu devi pensare ad andare avanti. A noi donne non è concesso andare avanti. Ma come fai a dire questo tu? Una ragazza moderna, una laureata. E a che cosa serve? Se poi sono stata emarginata perché un uomo mi ha usato violenza. La gente per bene storce il naso, ma nello stesso tempo si diverte. Le mie amiche mi trattano come una lebbrosa e il mio fidanzato mi ha lasciata. E il tuo fidanzato era un brutto tipo. Le tue amiche sono invidiose e diaboliche. E la tua famosa alta società, solo una grande ipocrisia. Per nessuna di queste cose vale la pena star male, è la vita. Non scherzare con queste cose, Margherita, perché sono i valori in cui credevo. Le cose che io ho sempre rispettato, che per me erano giuste. E ora tutto questo è crollato. Allora costruisciti un altro mondo, meno brillante, ma più giusto, più solido, non un castello di sabbia. È quello che sto cercando di fare, ma non è facile, credimi. Lo vedi, adesso tutto mi è contro. E io sto crollando, ho paura di non farcela. Ma tu non puoi crollare, cerca di tirare fuori la forza. Ma come faccio? Quello che io non sopporto è questo atteggiamento da vittima, Leonella. Perché è molto facile dire adesso tutto mi è contro. Invece quello che tu devi fare è reagire, farti forza. E se senti dei pettegolezzi, alza le spalle. Dimentica le critiche, dimentica i pettegolezzi e dimentica le loro opinioni. Dovrei essere fatta di ferro. Non sentire, non avere paura, né pietà. Niente. Adesso cerca di non esagerare. Io non ho più nessuno che valga la pena di amare. Questo lo dice adesso, ma vedrai, un giorno ti innamorerai di nuovo. No, mai. Dopo questa esperienza, l'amore mi sembra una cosa orrenda. Non dire queste cose, Leonella. Dovrei trasformarmi e diventare una specie di robot. Sì, io devo essere forte. E ho cercato di esserlo in questo periodo davvero. È solo una facciata. Quando sono sola e mi sdraio sul letto, piango come una stupida. Come una stupida sentimentale, perché è così che sono. Tu dici che non hai nessuno da amare, però una cosa ce l'hai. Hai tuo figlio. Perché non fai di lui la tua ragione di... No! Questa è una delle cose che proprio non puoi chiedermi. Ma Leonella, ascolta... È un intruso! È arrivato nella mia vita senza che lo volessi e non c'è posto per lui. E poi è suo figlio, non dimenticarlo. Ed è per questo che io non lo voglio. Lo odi tanto. Eppure chissà. Lo odio. Lo odio. Lo odio, lo odio. Non credevo di poterlo odiare tanto.